Ed ora cambiamo decisamente argomento. Abbiamo il piacere di ospitare questa sera nei nostri studi l'avvocato Andrea Guarneri, che è il presidente dell'associazione Papà Separati. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie mille dell'ospitalità. Dunque, l'associazione promuove sempre numerose iniziative, tra queste appunto ci saranno degli stand ai giovedì d'estate a Cremona in cui si parlerà di difesa personale e abitativa. Ce ne vuole parlare? Assolutamente, sì. Questo è un progetto che inizierà il 7 luglio con una piccola convention presso Spazio Comune dalle 16:30 alle 18:00. E in questo piccolo evento inizieremo un percorso con la Security Force Academy, che appunto si occupa di difesa personale, per promuovere anche una sorta di difesa abitativa e della famiglia oggettiva. Quindi da una parte ci siamo noi con l'attenzione, la cura dei legami e della famiglia in quanto nucleo importantissimo e primario per lo sviluppo degli affetti, e abbiamo deciso di affiancare questa tematica che da sempre portiamo avanti con una difesa anche più concreta e oggettiva di quello che è il nucleo familiare, l'abitazione e i componenti stessi della famiglia. Benissimo, quindi poi so che parteciperete invece a settembre al Family Care. Assolutamente, come l'anno scorso, parteciperemo anche quest'anno con il nostro stand e il nostro gioco al Family Care di Brescia, che si terrà alla metà di settembre. Le date non sono ancora state fissate, però continuiamo anche con questa esperienza che l'anno scorso è andata molto bene, ci ha regalato tanto e speriamo di aver regalato molto anche a coloro che hanno partecipato. E invece poi abbiamo il discorso del gioco che sta avendo grande successo in Svizzera. Sì, abbiamo iniziato una collaborazione con l'ANIA, che è l'Associazione di Genitori Non Affidatari di Lugano, alla quale il nostro gioco, lo ricordo, Go Family Go, è piaciuto tantissimo, e con noi stanno iniziando una promozione proprio presso tutti coloro che si occupano di minori e di tutela dei minori. Ecco, sono sempre più numerose le persone che appunto a seguito di una separazione si trovano in difficoltà. Sì, quello senza dubbio. Noi raccogliamo moltissime adesioni perché i disagi sono molti e molteplici e, come già detto altre volte, riguardano vari aspetti, dall'aspetto economico all'aspetto abitativo, all'aspetto anche puramente affettivo e diciamo così, legato appunto ai rapporti familiari. Ecco, quali saranno i progetti appunto futuri dell'associazione? Progetti futuri: dopo il convegno del 7 luglio parteciperemo sempre con la Security Force Academy agli stand che ci saranno durante i giovedì d'estate qui a Cremona, e successivamente abbiamo l'appuntamento immancabile ormai di settembre per quanto riguarda il Family Care. Benissimo, la ringrazio molto Presidente per essere stato con noi, grazie Grazie mille, alla mille a prossima, voi. arrivederci.